Buongiorno Davide, oggi parliamo del caso di John Deere che ha a che fare con il software open source, la licenza GPL e il right to repair, ovvero il diritto sancito per legge a riparare in autonomia i prodotti che si acquistano o a farli riparare da chi si preferisce. Prima di entrare nel vivo del caso vi voglio raccontare brevemente chi è John Deere e com'è nata la sua azienda. John Deere era un fabbro nato nel Vermont nel 1804 che si trasferì nell'Illinois nel 1836 per sfuggire alla bancarotta. Lì aprì una bottega dove riparava e produceva utensili per i contadini della zona. La sua intuizione geniale fu quella di creare un aratro di acciaio che non si incrostava con la terra argillosa delle praterie americane, a differenza degli aratri di ferro o legno usati fino ad allora. Questo aratro rivoluzionò l'agricoltura e permise la colonizzazione del Midwest. John Deere non si fermò a questa invenzione e continuò a migliorare il suo prodotto e a espandere la sua attività. Nel 1849 produceva già 2000 aratri all'anno e nel 1868 fondò la Deere & Company, che divenne presto una delle maggiori industrie di macchinari agricoli al mondo. John Deere morì nel 1886, ma la sua azienda ha continuato a crescere e prosperare e oggi è una multinazionale che opera in diversi settori, tra cui quello forestale, edile e dei veicoli da giardinaggio, e anche una divisione finanziaria e altre attività correlate. Il suo slogan è Nothing Runs Like a Deere e il suo logo è un cervo che salta. Quindi John Deere è una delle più grandi aziende produttrici di macchinari agricoli al mondo, ma oggi è anche una delle più controverse per le sue politiche che limitano la possibilità degli agricoltori di riparare autonomamente i propri mezzi. Infatti molti dei suoi prodotti sono dotati di software proprietario che impedisce l'accesso a parti essenziali del sistema e richiede l'intervento di tecnici autorizzati per qualsiasi operazione di manutenzione o modifica. Questo comportamento ha suscitato le proteste di molti agricoltori e associazioni che rivendicano il diritto di riparare, il citato right to repair, i propri mezzi senza dover dipendere dal produttore o pagare costi esorbitanti, e inoltre ha attirato l'attenzione di alcune organizzazioni che si occupano di difendere la libertà del software, come la Software Freedom Conservancy, SFC. La SFC infatti ha scoperto che John Deere utilizza nel suo software diversi componenti coperti da licenza GPL, quindi General Public License, che è una delle più diffuse tra i progetti open source e che prevede che chiunque utilizzi o distribuisca software basato su codice sorgente rilasciato sotto questa licenza debba a sua volta rendere disponibile il proprio codice sorgente agli utenti finali e consentire loro di modificarlo e redistribuirlo secondo le stesse condizioni. La SFC sostiene quindi che John Deere stia violando la licenza GPL e chiede all'azienda di fornire il codice sorgente completo del suo software agli agricoltori e chiunque ne faccia richiesta. In questo modo i contadini potrebbero avere maggior controllo sui propri macchinari e poterli riparare e personalizzare secondo le proprie esigenze. Tuttavia John Deere non sembra intenzionata a collaborare con la SFC e ha risposto in modo evasivo e incompleto a queste richieste. L'azienda sostiene di rispettare la licenza GPL, ma non fornisce le prove necessarie per dimostrarlo e ha cercato di arginare le critiche stipulando alcuni accordi con l'associazione degli agricoltori per garantire loro un accesso limitato alle funzionalità dei suoi prodotti. Questi accordi però sono stati giudicati insufficienti e insoddisfacenti dai sostenitori del right to repair, che continuano a chiedere maggiore trasparenza e libertà da parte dell'azienda. Il caso di John Deere è proprio emblematico della tensione tra due visioni opposte del software: quella proprietaria, che cerca di mantenere il controllo esclusivo delle proprie creazioni e limitare la possibilità agli utenti, e quella libera, che promuove la condivisione del sapere e la collaborazione tra gli sviluppatori e gli utenti. Questa tensione si riflette anche sul piano legale ed etico. Da un lato ci sono le leggi sul diritto d'autore e i brevetti, dall'altro ci sono le licenze open source e i principi della hacker culture. Come informatici, programmatori e DevOps, credo che sia importante essere informati su questi temi e prendere posizione in favore della libertà del software. Non solo perché si tratta di una questione di giustizia sociale ed economica per chi usa i prodotti tecnologici, ma anche perché si tratta di una questione di qualità e innovazione per chi li crea. Vi invito a questo proposito a recuperare l'intervista Continuous Delivery con il director di Open Source Initiative Stefano Maffulli, in cui parliamo in profondità di questi temi. Riguardo al right to repair, ci sono 6 cause legali contro John Deere da parte di gruppi di agricoltori di diversi stati americani. Le cause accusano l'azienda di pratiche anticoncorrenziali e monopolistiche nel mercato di servizi di riparazione e manutenzione di macchinari agricoli, e sono poi state unite in una sola azione collettiva, una class action, presso il Tribunale federale dell'Illinois. Questa battaglia ha ricevuto anche il sostegno del Dipartimento di Giustizia americano, che ha presentato una dichiarazione di interesse al Tribunale in favore degli agricoltori. Il Dipartimento ha sostenuto che John Deere sta violando la legge antitrust e che le sue restrizioni alla riparazione possono danneggiare il pubblico e i consumatori in almeno 3 modi: riducendo la scelta
degli utenti, ritardando le riparazioni, aumentando i costi e riducendo la qualità. Il caso è ancora in corso e non si sa quale sarà l'esito finale, ma sta diventando proprio l'emblema della tensione tra due visioni opposte del rapporto tra produttori e consumatori. E nel mondo del software abbiamo già vissuto questa battaglia e in gran parte l'abbiamo vinta, perché oggi il software open source domina il mercato ed è presente in larga parte sui server, sui laptop e sugli smartphone di tutto il mondo, oltre che sui satelliti e sui rover che girano per la nostra galassia. Ed era tutto per oggi, grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!